Siamo qui con Sergio Tacchini, un nome che insomma, nel tennis ha varcato i confini dell'Italia. Come tennista sei stato anche un forte giocatore, hai giocato in Coppa Davis, ha ottenuto grandi vittorie, ma insomma come industriale sei diventato ancora più famoso, se si può dire. O no? Beh, direi di sì, hai ragione, Ubaldo. Direi che il tennis mi è servito per il dopo, certo. Quindi questo sicuramente avevo un nome sufficientemente buono per poterlo utilizzare, certo. Però le idee che ho avuto dopo evidentemente erano migliori di quelle delle mie capacità tennistiche. Senti, ecco, ci sono stati altri che hanno abbinato nomi di giocatori ad aziende, voglio dire, anche se non sono stati loro personalmente, cioè Fred Perry è uno che non è che ha fatto lui l'industriale, qualcuno gli ha dato il nome e ci sono le magliette con la loro, lo stesso forse per Lacoste, non so, però la famiglia Lacoste qualche coinvolgimento con l'azienda l'ha avuta, no? Beh, la famiglia Lacoste era proprietaria del marchio. Adesso l'hanno venduto anche loro, ma era proprietaria del marchio. Ma la cosa diversa è che noi, cioè io, sono stato il primo che ha cercato di utilizzare il campione abbinandolo al marchio. Cioè il testimonial. Che poi è diventato il testimonial o la sponsorizzazione, perché ritenevo che fosse importante dare valore al marchio attraverso il campione, perché il campione comunque trasferisce un messaggio al consumatore. Questa, oltretutto, il campione ti fa vedere subito il prodotto, cioè immediatamente tu glielo dai, vai sui giornali, in televisione, automaticamente questo prodotto si vede. Quindi era allora il primo esempio di comunicazione che potesse arrivare al pubblico attraverso il campione. E questa è stata, diciamo, una delle cose che hanno facilitato lo sviluppo del nostro marchio. Sì, tra l'altro siete entrati in competizione con aziende di un potenziale enormemente magari superiore, come poteva essere Adidas, Nike, dopo, però voi reggevate il confronto anche perché trovavate i testimonial giusti, no? Anche i giocatori o no? Sì, perché io ho sempre avuto comunque come scopo, come mission, come si direbbe adesso, di cercare un giocatore che oltre ad essere un giocatore promettente e avesse delle capacità di diventare un forte giocatore, avesse comunque una personalità particolare. Il primo giocatore è stato Anastase, tanto per dare, certo, un'idea di che tipo di giocatore. Quindi la mia ricerca è sempre stata quella di avere comunque un giocatore che avesse delle possibilità di crescere molto, ma che avesse comunque un certo tipo di personalità. John McEnroe, certo. Goran Ivanisevic, tanto per non andare lontano. Salvo quando si creava una particolare situazione, dico Pete Sampras, che per me è stato uno dei più grandi giocatori. Era un giocatore che era estremamente ligio, perfetto, impeccabile, gran signore, tutte queste cose, però era talmente bravo come giocatore che anche se non aveva un po' di pazzia nel suo DNA, era sicuramente un personaggio che a noi interessava. Senti, hai rimpianti per questo mondo del tennis che hai un pochino lasciato da parte o no? Tennis, allora, era una sera, avevamo una cena con Maioli, Girardelli, Nicola, così, e qualche anno fa, e ci siamo detti, ma questo qui non è il nostro sport, questa è un'altra cosa, il tennis che giocano adesso, ma cioè, voglio dire, la velocità di palla, la velocità di reazione, gli strumenti che hanno adesso, dalle palle, le racchette e tutto, è un'altra cosa, cioè noi giocavamo in un altro modo, non avevamo questo tipo di tennis così aggressivo. Ma quando io guardo Federer che gioca da demi-volée a fondo campo, dico, ci ricordi il rovescio di Pietrangeli? Certo. Un bellissimo movimento, ma ci metteva un quarto d'ora. Certo. Adesso è tutto così immediato e giocano a una velocità che fa paura. Bene, grazie mille a Sergio.